adesso inviterei le persone che gestiranno l'altra presentazione, l'ultima della mattinata, per cui la professoressa Teresa Maria Sgramella, la dottoressa Ilaria Di Maggio e la professoressa Lea Ferrari. Cosa dire? Voi tutti sapete che sono le persone che io vedo più frequentemente nella mia vita lavorativa, direi forse anche più di mia figlia, no? Anche voi quasi, ecco. Si occupano di studiare le tematiche della riabilitazione, da un lato, mi viene in mente Teresa, associate all'inclusione, che tipo di scambi, che tipi di ponte ci possono essere a vantaggio delle persone con vulnerabilità. Il diversity management, mi viene in mente Lea e la relazione con le questioni del lavoro e il passaggio dalla scuola al lavoro. E la dottoressa Di Maggio, una nostra dottoranda che si addentra a queste questioni allargando anche lo studio delle tematiche della vulnerabilità ad altre tipologie, quindi ci ha permesso di espandere le nostre riflessioni che facciamo settimanalmente per quanto ci riguarda. In primo luogo come qualcuno ha detto che ci ha preceduto, per cambiare noi stessi, per evolvere noi stessi. Evolvendo noi stessi come gruppo abbiamo la possibilità di fornire più idee, forse, anche ad altre persone. Quindi le ringrazio per il loro lavoro, per essere qui e per essere parte di questo gruppo. Grazie. Buongiorno a tutti, è una giornata piacevolissima, credo che possa essere condiviso da tanti questo pensiero, sia perché ci dà l'opportunità di stare belli seduti tranquilli a pensare, a scambiare idee, sia perché, almeno per me e per molti di noi, è anche un modo per ritrovare un sacco di amici che vengono da posti diversi, a nord come al sud d'Italia. Con il nostro intervento, quello che ci siamo proposti di fare è di rimanere focalizzati su una figura professionale intorno a cui ruota tanto lavoro che ha a che fare con l'inclusione, ovvero sugli insegnanti. Insegnanti che lavorano in quello che possiamo considerare il luogo di elezione, no? Per costruire l'inclusione, perché precocemente permette di agire, perché sistematicamente permette di agire su questo, avendo a disposizione anche un arco temporale lungo. A sottolineare anche l'importanza di lavorare su questo. Ci siamo focalizzati sugli insegnanti anche perché, sugli educatori, forse anche più in generale, agli educatori più in generale possiamo un po' assegnare, attribuire le riflessioni di oggi, perché da più parti si sottolinea la complessità, no? Il numero di elementi nuovi e sfidanti che molto spesso oggi gli insegnanti incontrano nella scuola, data la pluralità degli elementi nuovi che di giorno in giorno si aggiungono. Quindi è un compito complesso, anche perché l'inclusione, come da più parti si sottolinea, richiede attenzione, monitoraggio continuo, perché deve tenere alta la guardia rispetto a due elementi importanti. Da un lato, le minacce all'inclusione sottili oppure aperte, palesi, ma soprattutto quelle nascoste, quindi alla partecipazione, alla personalizzazione dell'insegnamento, e dall'altro un'attenzione a tenere desta, no? L'attenzione rispetto a scelte sia di tipo didattico che metodologico che di contenuto che facilitino, no? Che creino le condizioni per un coinvolgimento e l'apprendimento di tutti. Mi richiama un po' il pensiero di Agostino, a cui faceva riferimento prima il professor Resi: da un lato l'indignazione e l'attenzione a quello che succede intorno, dall'altro un lavorare con coraggio, perché quello che si va a sostenere da più parti, e credo che un po' tutti possiamo ritrovarci su quest'idea, è che agli insegnanti serve coraggio, agli educatori serve coraggio, e ne serve anche tanto in diverse situazioni. Quel coraggio che li investe come persona, ma anche il proprio rispetto alla propria figura professionale, quello che chiamiamo il coraggio professionale. Come possiamo affrontare questa tematica? Uno dei modi, secondo noi, è proprio quello di andare a guardare alle narrazioni. La tanta letteratura, e una parte di queste va proprio a sottolineare l'importanza che hanno le narrazioni proprio nella costruzione e nell'espressione dell'identità del professionista, quindi della persona come del professionista, e tra questi professionisti ci sono anche insegnanti ed educatori. Quindi narrazioni importanti e uno strumento importante, sottolineerei, e
quello che emerge dalla letteratura, che devo dire nella nostra analisi degli ultimi 2 anni abbiamo visto copiosa rispetto a questo elemento, la letteratura che si occupa della riflessività, ma anche dell'inclusione, del ruolo dell'insegnante all'inclusione, usando il mezzo della narrazione, quello che emerge è che le narrazioni sono importanti e assolvono una serie di funzioni se utilizzate in maniera adeguata e consapevole. Innanzitutto aiutano a sviluppare la consapevolezza del ruolo che le mie idee, i miei valori, la lettura delle mie esperienze hanno nelle decisioni che io prendo, quindi chiamo in causa personalmente la persona. Hanno un ruolo importante, la rilettura di queste narrazioni ha un ruolo importante nello sviluppare proprio la capacità anche di monitorare, di riflettere e di capire quali sono le decisioni più appropriate da prendere nelle diverse situazioni. Più volte abbiamo sottolineato il fatto che non abbiamo un assetto unico, definito e ripetibile, ogni persona ci chiama in causa con decisioni diverse. La narrazione come un elemento per andare poi a rivedere le proprie scelte, mettendo in discussione quegli atteggiamenti che possono essere in realtà di ostacolo allo sviluppo dell'inclusione, ma anche più in generale quegli atteggiamenti che guidano le nostre azioni giorno per giorno. Quindi le narrazioni e l'analisi delle storie sono uno strumento potente, proprio per quello va gestito, va analizzato, va utilizzato con cognizione di causa. Quello che noi oggi faremo è con l'analisi delle storie dare voce agli insegnanti e a quello che le storie di coraggio per l'inclusione che le hanno viste protagonisti o che hanno girato intorno alla loro esperienza professionale, quello che hanno da dirci rispetto a quegli elementi che caratterizzano l'inclusione e quegli elementi su cui puntare per dare un futuro all'inclusione. Quindi di seguito la dottoressa Di Maggio ci presenterà le scelte di fondo di questo studio di cui parleremo, i partecipanti e le attività che sono state proposte ai partecipanti. Con la professoressa Ferrari vedremo alcuni dei risultati che secondo noi sono interessanti da proporre all'attenzione di tutti noi e poi cercheremo appunto di vedere come questi risultati contribuiscono proprio alla crescita della nostra comprensione di quello che l'inclusione può essere e può diventare nel prossimo futuro. Quindi lascio la parola alla dottoressa Di Maggio. Allora, lo studio che abbiamo deciso di presentarvi oggi coinvolge 142 insegnanti, per lo più di sesso femminile, provenienti da diverse regioni d'Italia e che descrivono sostanzialmente i diversi gradi di istruzione. Questo lavoro è inserito all'interno di un progetto molto più ampio che coinvolge il gruppo IHR Team e nella quale siamo soliti prevedere sia misure di tipo quantitativo che qualitativo per l'analisi di atteggiamenti, capacità e abilità e punti di forza dei professionisti che con diversi titoli si occupano delle persone. Per quanto riguarda più nello specifico le misure di tipo qualitativo, ad esempio siamo soliti chiedere loro di darci alcune definizioni rispetto ad esempio a cosa vuol dire essere speranzosi o che cosa vuol dire avere coraggio, ma anche ad esempio a che cosa vuol dire essere insegnanti, ma oggi. Nello specifico in questo studio invece abbiamo approfondito le storie di coraggio utilizzando una traccia di intervista messa a punto dalla Corner nel 2014 e adattata per il contesto italiano e messa a punto per questo particolare studio dal Courage Research Group. Più nello specifico abbiamo proposto agli insegnanti la seguente traccia che vi leggo, il seguente stimolo. Affrontare l'insegnamento a favore dell'inclusione oggi può essere impegnativo. La progettazione dell'inclusione richiede attenzione, pazienza e perseveranza. Secondo qualcuno, per tutto ciò è necessario anche essere a volte delle persone veramente coraggiose. Nella sua vita gli è capitato di dover essere anche coraggioso o coraggiosa? Gli insegnanti potevano appunto scegliere sì o no. In più, in sintonia rispetto a quanto si è detto in questa mattinata, abbiamo chiesto loro di precisare quanto il fatto in questione si è verificato, il dove e in presenza di chi è accaduto, che cosa ha provato o fatto e come si è sentito, che cosa ha ottenuto dall'atto di coraggio e come eventualmente si sono comportate le altre persone che erano presenti. Qui naturalmente abbiamo chiesto loro di rileggere quanto scritto proprio per verificare se effettivamente nella loro narrazione erano riusciti a rispondere ai vari quesiti, dove, il quando, il perché e così via.
Tutte le storie, le narrazioni sono state analizzate da tre codificatori indipendenti e adesso la professoressa Ferrari vi racconterà appunto i risultati emersi dalle analisi. Grazie. Allora, il primo dato che abbiamo scelto così di condividere è proprio il risultato alla domanda: nella sua vita le è capitato di dover essere anche coraggioso? E la stragrande maggioranza dei nostri insegnanti ha risposto di sì, e questo, mi verrebbe da dire, ci legittima con l'importanza di occuparci del coraggio e del coraggio degli insegnanti in questo caso. In seconda battuta siamo andati un po' ad indagare quali erano i temi a cui facevano riferimento nelle loro storie, e il primo dato che così ci ha sorpreso è che rispetto alla consegna una certa quota di risposte le abbiamo definite non centrate sul compito, in quanto non avevano a che fare di fatto con l'inclusione, erano risposte tendenzialmente personali, del tipo: ero su un aereo, c'era una turbolenza, sono stato coraggioso a mantenere la calma, oppure ho soccorso qualcuno che si sentiva male. Quindi non hanno di fatto a che fare con l'inclusione e l'inclusione a scuola. Qualcuna era anche non classificabile, scritta in modi un po' così per noi difficilmente decodificabili. Qualcuno ci ha anche scritto che era così personale quello che doveva dire che non desiderava condividerlo. E quindi ci siamo concentrati nel resto del lavoro sulle storie che avevano a che fare, almeno per noi, col coraggio e con l'inclusione. Direi che forse questo è ancora un lavoro in progress, nel senso che con tutti gli stimoli che abbiamo ricevuto questa mattina, alcuni degli elementi che abbiamo considerato, in particolare le etichette che abbiamo utilizzato in queste categorie, forse potremmo rivederle, migliorarle, eccetera, ma sono già state frutto di riflessione, e qua e là magari mi soffermerò su alcuni di questi elementi. Allora, parafrasando un po' Kipling, ci siamo soffermati su chi, e quindi chi sono i protagonisti di queste storie, sul cosa fanno e quindi quali sono sostanzialmente le azioni che vengono descritte all'interno di queste storie, e sul dove, quindi dove di fatto vengono realizzate. Il primo elemento che voglio condividere quindi è quello della realizzazione professionale come insegnante, cioè storie in cui si descrivono i passaggi fatti per diventare insegnante, le scelte compiute, come ad esempio trasferirsi, oppure quest'idea di realizzare il proprio sogno, no? Quasi come se fosse una mission, e non sono magari centrate perfettamente sull'inclusione, ma dal nostro punto di vista erano dei passi verso, no? E quindi l'acquisire quelle conoscenze, quelle abilità per poter diventare di fatto insegnante, quindi crescere dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista professionale. Quindi forse la professoressa Santi direbbe si sono riconosciuti anche qui un pochino di ignoranza, no? E quindi hanno fatto delle scelte proprie. Un secondo gruppo di storie che abbiamo considerato ha a che fare con l'incontro con la disabilità, o forse lo scontro con la disabilità, da alcune storie si potrebbe dire anche così, e sono sostanzialmente quei momenti in cui l'insegnante è entrato in contatto abbastanza direttamente con questa realtà e ad esempio ha accettato l'incarico di seguire un bambino, quindi è entrato in contatto con un mondo che non conosceva fino a quel momento, con cui non aveva stabilito rapporti di relazione. Però in questo caso c'è il riconoscimento del doversi preparare, il riconoscimento dell'importanza della formazione, quindi dell'intraprendere un percorso personale di crescita delle proprie conoscenze, delle proprie competenze come docente per affrontare al meglio queste situazioni. Ad esempio, questo insegnante dice: mi sono sentita coraggiosa perché ho deciso di intraprendere un cammino faticoso per il quale mi sarei dovuta preparare adeguatamente,
Oppure mi piaceva molto la seconda storia in cui l'insegnante diceva: mi sono presa tanto tempo, il tempo necessario per osservare, per pensare, per chiarirmi le idee, quindi anche per individuare piano piano degli obiettivi che fossero anche in sintonia con la bambina della quale mi stavo occupando, e mi sono letteralmente rimboccata le maniche. Diciamo che se sommiamo insieme questo gruppo di storie con il gruppo delle storie precedenti, mi verrebbe da dire: abbiamo un'idea di insegnante che si preoccupa e che si cura della sua formazione, quindi è qualche cosa che sicuramente gli sta a cuore a questi insegnanti. Protagonisti sicuramente di queste storie sono gli studenti, che abbiamo chiamato con vulnerabilità, in quanto si parlava non solo di menomazione, ma di tanti aspetti diversi che richiedevano, che rappresentavano delle sfide per questi insegnanti. E quello che vogliamo sottolineare il fatto che tutto sommato non sono tantissime le storie che parlano degli studenti, sono solamente una percentuale a nostro avviso piuttosto ridotta, e le azioni sono azioni che gli insegnanti fanno destinate a questi alunni per promuoverne sicuramente il coinvolgimento e finalizzate alla partecipazione. Ma pensando alle parole che oggi ci siamo detti che mancavano, eccetera, forse qui mancavano un po' quelle legate all'autodeterminazione. E quindi è l'insegnante che compie delle scelte, che fa delle azioni verso questi bambini, ma forse poteva chiedere a questa bambina se desiderava far parte del balletto o salire sul palcoscenico. Questo aspetto dal nostro punto di vista un pochino mancava in queste storie. E un altro elemento che ci ha colpito è il fatto che gli insegnanti descrivevano dei comportamenti di tipo disadattivo, dei limiti di questi bambini piuttosto che dei punti di forza. La descrizione è abbastanza chiara: questo allievo è aggressivo dal punto di vista verbale, fisico, in modo energico all'insegnante e via via. Non ci sono, non abbiamo trovato descrizioni positive dei punti di forza di questi allievi. Altri protagonisti grande presenza sono i colleghi. Sembrerebbe che le storie di coraggio per l'inclusione, oltre a coinvolgere ovviamente l'insegnante come primo protagonista, sicuramente coinvolgono i colleghi, e le azioni che questi colleghi fanno le abbiamo definite ostacolanti, in quanto generalmente non facilitano azioni e attività che si propongono di promuovere la partecipazione. La coordinatrice di classe è presente anche un'altra collega, mi ha aggredita verbalmente perché cercavo di fare in modo, modificando gli orari di lezione con scambi tra i colleghi, di coinvolgere più docenti di classe possibile all'incontro in questione. Mi sono resa conto che per loro il PEI è una mera formalità, mentre per me il coinvolgimento del maggior numero di docenti di classe, sia nella stesura che nella verifica del PEI, è fondamentale indicatore del pensiero inclusivo della scuola stessa. Ci sono anche azioni di tipo supportivo e collaborativo, e quindi colleghi che partecipano insieme a creare una scuola, mi sarebbe da dire, inclusiva, quindi si ringraziano i colleghi per il lavoro svolto insieme, e attività di supporto e di modifica delle attività in funzione appunto dell'alunno. Ci tengo anche a dire che alcune di queste storie
partivano come ostacolanti e finivano come supportive e collaborative. Quindi nelle narrazioni degli insegnanti abbiamo potuto notare una certa, mi sarebbe da dire, dinamicità, proprio perché erano storie, quindi coprivano anche periodi abbastanza lunghi di tempo, alcune volte un anno scolastico, per qualcune molto di più, e quindi c'era un'evoluzione. I miei colleghi all'inizio mi hanno contrastato, ma con l'andare del tempo, con la mia mediazione, con le mie strategie, con i miei documenti, con il mio esempio, ho mostrato l'importanza di azioni di tipo inclusivo. Sicuramente ci sono i compagni, però piuttosto citati poco frequentemente. E quando vengono citati soprattutto sono elementi di supporto, mi verrebbe da dire, per l'insegnante, e quindi punti, risorse su cui l'insegnante può contare per creare una classe inclusiva. Fortunatamente poche volte rappresentavano degli ostacoli all'inclusione. Anche la famiglia è presente, però in pochissime storie, e quando viene descritta si lamenta sostanzialmente l'assenza di azione, di agency da parte della famiglia, no? E quindi ad esempio questo insegnante invita i genitori e i genitori non si presentano. Qui si potrebbe dibattere, mi verrebbe da dire, il fatto che non si presentino non vuol dire che non abbiano a cuore il futuro dei loro figli, e quindi abbiamo scelto di scrivere assenza di azioni più che famiglia assente, come alcune volte abbiamo sentito in alcune situazioni, ecco. E questo ci spinge forse a pensare a modalità per creare partnership con i genitori, che comunque possono diventare, fortunatamente queste storie ce lo dicono, alleati della famiglia, anche se all'inizio alcune volte possono, come i colleghi, non essere perfettamente convinti e persuasi da parte dell'insegnante che quello che sta facendo può essere un elemento importante per la crescita del loro figlio. E quindi ad esempio in questo caso, dopo aver consultato la famiglia e aver ricevuto un mi, quindi chissà, non ha equilibrio, non mantiene lo sguardo, eccetera, ho insistito portando avanti anche la voglia del bimbo di guidare la bicicletta, e quindi si è conclusa questa storia molto, molto positivamente alla fine dell'anno scolastico. In un secondo livello di analisi abbiamo considerato queste storie e le abbiamo analizzate facendo riferimento alle quattro categorie che la Corner ci suggerisce. La prima di queste categorie ha a che fare con la perseveranza, e sostanzialmente si associa ad avere un obiettivo e portare avanti con i propri sforzi, il proprio lavoro, questa propria idea, mettendosi in gioco in prima persona. Ad esempio, questo insegnante, di fronte alla problematica della sua bambina e dell'idea di andare in gita a Venezia, si dice: ero un'esperta senza formazione, ho cercato di far capire in modo umile che ogni bambino ha il diritto di andare in gita e che la gita va pensata su di lei, e quasi da sola alla fine mi sono attivata per individuare dei percorsi accessibili alla bambina. Quindi è andata avanti con il suo obiettivo, la sua idea, perseverando finché è arrivato di fatto poi il momento della gita, e sono andati in gita e si è conclusa anche questa storia positivamente. Un secondo gruppo di storie ci dice che il coraggio è il risultato di reazioni. Ci sono eventi nella vita di questi insegnanti a cui reagiscono correndo alcune volte anche dei rischi personali, ma cercando di trovare delle soluzioni, mi verrebbe da dire, di fare delle proposte. Ci è sembrato emblematico questo insegnante che, di fronte ad una situazione critica nella sua scuola, ha deciso di fare una proposta
proprio per trovare una soluzione e, se possibile, poi generare un cambiamento. Quindi la mia scelta è stata quella di portare l'attenzione sulla gravità della situazione per ottenere l'avvio di un progetto educativo ed extrascolastico funzionale allo sviluppo dei bambini. L'ultima categoria che la Cornell ci suggerisce è quella dell'opposizione, e questa categoria alcune volte può essere anche simpatica, no? da leggere, ma si sente l'energia, lo sforzo che l'insegnante manifesta e mette in questi eventi per contrastare sostanzialmente azioni, atteggiamenti non inclusivi. Quindi, ad esempio, in questo caso l'insegnante appunto dice: ho avuto il coraggio di parlare con le colleghe, poco gentile, disponibile, propense, di illustrare tutto ciò che sapevo, con tanto di documentazione sugli aspetti psicologici, su come la scuola dei motivi distrugga l'autostima, su ciò che avrebbero dovuto fare loro per ottenere gli 8 e i 9 a quel bambino, con strumenti compensativi, dispensativi, eccetera. Ha richiesto coraggio perché le colleghe erano i pilastri della scuola, quindi in qualche modo opporsi a quello che è il trend tradizionale e proporre anche qualche cosa di diverso. E l'ultima categoria che la Cornell ci suggerisce è quella del cambiamento, e quindi azioni che vengono realizzate con l'obiettivo specifico di generare un cambiamento. Quello che abbiamo notato è che rispetto ad altri contesti in cui abbiamo fatto la stessa tipologia di analisi, per quanto riguarda questi insegnanti, la frequenza delle storie di cambiamento era abbastanza elevata. In altri contesti abbiamo trovato un 10-15%, qui siamo arrivati a un 33%, quasi il doppio, e questo ci ha suggerito che il contesto scolastico e gli insegnanti possono, è un contesto comunque favorevole rispetto ad altri contesti lavorativi, per generare un cambiamento, e quindi mi sembrava importante sottolineare questo aspetto del discorso scuola. C'è anche da dire che anche in questo caso, proprio perché le storie si descrivono, si sviluppano in un arco di tempo, abbiamo potuto notare delle dinamicità, cioè una storia che partiva ad esempio in maniera con un'idea di perseveranza, quindi porto avanti il mio obiettivo, e alla fine genero un cambiamento. Quindi sono storie anche complesse che rispetto a questa descrizione quadripartita meritano forse maggiore attenzione nella loro analisi, ma sono elementi che comunque entrano dentro le azioni di coraggio che gli insegnanti di fatto realizzano. E quindi sono la perseveranza, il cambiamento, l'opposizione e ci permettono di dire che sono elementi che caratterizzano le azioni di coraggio degli insegnanti. L'ultimo dato, che è in sintonia con i dati precedenti che abbiamo trovato, è dove si realizzano queste storie di coraggio. La stragrande maggioranza della scuola, e di fatto abbiamo che i protagonisti sono gli insegnanti, e gli altri grandi protagonisti, l'insegnante che narra, ma gli altri grandi protagonisti sono i colleghi, quindi di fatto è la scuola piuttosto che la classe, e quindi che ha una percentuale molto minore di citazioni. C'è anche una categoria altro, perché comunque nelle storie alcuni elementi si realizzavano e si verificavano al parco, piuttosto che la gita a Venezia, piuttosto che in gita nel quartiere, nella città o in città vicine, e quindi in luoghi diversi da quello scolastico. Bene, gli ultimi minuti di attenzione vi chiediamo sono un po' per cercare di tirare le fila almeno su alcuni elementi che caratterizzano queste storie, che credo
abbiate colto sono molto complesse e presentano livelli, n livelli possibili di analisi. Guardando quelle che sono, possiamo connotare come, soprattutto quelle che possiamo connotare come storie di coraggio per l'inclusione positive, quelle che portano una crescita, un cambiamento, sicuramente ritroviamo alcuni elementi. L'insegnante ha avuto il coraggio, no, di sviluppare, lavorare per sviluppare i punti di forza. Si è focalizzato, ha spostato la sua attenzione su quegli elementi positivi che caratterizza Antonio, Giovanni, Miriam con cui lavorare per sviluppare una progettazione efficace e positiva per lui. Quindi un elemento sicuramente che l'insegnante, che manifesta, no, coraggio dell'insegnante inclusivo, è quello di puntare ai punti di forza. Ancora un altro elemento è un insegnante che ha il coraggio di contrastare in modo agente, coattivo, le minacce all'inclusione. Come? Esponendosi. Esponendo se stesso e i suoi valori nelle situazioni diverse e anche mettendo a punto degli interventi personalizzati. Contro l'inclusione si può agire dando spazio e luogo alla personalizzazione negli interventi che permettono e facilitano la partecipazione. Ancora questo insegnante ha il coraggio di stimolare le opportunità. È un insegnante che utilizza le risorse più varie, lo si vede nei racconti in queste storie, usa risorse di Giovanni ma anche i supporti presenti all'interno e all'esterno del contesto scolastico, trasformandoli in elementi di crescita. Quindi è anche un insegnante che guarda oltre, no, obiettivi specifici di tipo didattico e ha in mente la costruzione di un disegno di vita con Giovanni. Inoltre crediamo che tra le tante riflessioni sicuramente emergono dei suggerimenti per tutti coloro che si sentono impegnati in questo processo di sviluppo dell'inclusione che possono aiutare, no? Facilitare la creazione di condizioni che permettano all'inclusione di crescere. Innanzitutto un suggerimento proprio quello di riconoscere e promuovere l'unicità delle persone. Questo concretamente cosa può voler dire? Per esempio utilizzando descrizioni che facilitano, no? Che permettano di far vedere le specificità e le unicità di ogni singolo studente. C'è un'attività che nei nostri colloqui, i primi colloqui con gli insegnanti, io, la professoressa Montani e la professoressa Chedin, che vedo nel pubblico, avevamo preso l'abitudine di fare, chiedere agli insegnanti di descrivere il Giovanni che viene a loro presentato. Ecco, le parole utilizzate, no? Le descrizioni, le unicità, le positività che questi insegnanti veicolavano, ci davano anche l'idea di quanto spazio davano alla persona e alle sue caratteristiche piuttosto che delle etichette. Un altro modo per promuovere l'unicità è proprio quello di progettare, realizzare attività in cui si vedano e si fondino sulle risorse, sugli interessi di ogni singolo, che quindi siamo chiamati a conoscere e non a realizzare. Un altro elemento che può facilitare la creazione di condizioni inclusive è riconoscere a se stessi il ruolo di agenti di cambiamento. Assumersi il ruolo, riconoscere, accettare la responsabilità che è associata al ruolo di insegnante, di educatore, di l'ordine e il grado non ha nessuna importanza, riconoscere appunto il ruolo e la responsabilità che ognuno di noi ha rispetto al cambiamento, non lasciando la delega e la responsabilità ad altri, perché quello che la ricerca ci mostra è che quelle sono le situazioni che rendono vulnerabili anche gli insegnanti rispetto alla soddisfazione professionale, rispetto al rimanere con soddisfazione all'interno del contesto scolastico. Alcune statistiche parlano di abbandoni anche di insegnanti, della loro attività di insegnanti, che molto spesso si associavano a situazioni di questo genere. Un altro modo con cui può riconoscere il proprio ruolo è proprio quello di sottolineare, dare molta importanza alla qualità e all'efficacia della propria attività professionale, però questo richiede chiaramente uno studio, un approfondimento, la ricerca di strumenti e di modalità per far emergere anche l'efficacia del proprio intervento e anche quella di agire per anticipare situazioni di rischio. Per esempio abbiamo sottolineato anche, lo sottolineiamo in tante attività laboratoriali, l'importanza di osservare, di imparare a guardare senza paraocchi, proprio per capire, conoscere la realtà e vedere i segni potenziali di rischio e di vulnerabilità
per l'inclusione in particolare. Un altro elemento importante che emerge da queste storie positive, ma ritroviamo anche nella letteratura recente, è un'attenzione alla propria identità professionale. Una identità professionale che deve anche nutrirsi di attenzione alle risorse personali. La riflessione su sé, sulle proprie narrazioni, sulle proprie storie, può portare anche a scoprire che non ci curiamo abbastanza delle risorse personali, perché poi ci si chiede di utilizzare nell'attività didattica o nell'attività educativa più in generale. Per esempio, la letteratura ci mostra che l'insegnante che ha speranza, l'insegnante che assegna a sé un livello elevato di ottimismo, l'insegnante che ritiene di essere resiliente di fronte alle difficoltà, quindi che si cura di sé e di potenziare e sostenere le risorse positive, anche l'insegnante che è più efficace nel produrre il cambiamento e la crescita degli insegnanti. Quindi deve curare la propria identità professionale sia rispetto a se stesso che per i ragazzi con cui lavora. C'è un ultimo elemento che vorremmo sottolineare e che in realtà sottolineiamo proprio perché l'avremmo voluto trovare molto più frequente in queste storie, ed è un'attenzione agli aspetti relazionali. È un elemento che ritroviamo a vari livelli anche nelle riflessioni internazionali che non hanno a che fare esplicitamente con questa figura professionale, ma è un elemento che troviamo in tutte le analisi che parlano delle abilità del giovane e dell'adulto del futuro, del giovane e dell'adulto che potrà sfidare positivamente le richieste del contesto, cioè una attenzione a sviluppare relazioni che siano, così vengono definite, mutualmente responsive, cioè quelle relazioni in cui, utilizzando la negoziazione, la mediazione, dando tempo all'altro, che l'abbiamo visto in tante storie, prendere posizione, ma anche dare tempo ai colleghi di rielaborare, di vedere, no, l'opportunità di lavorare per l'inclusione. Quindi tutta una serie di strategie che possono migliorare le relazioni, ma questo a vari livelli, ovvero tra i compagni, poco presenti, l'avete visto nelle nostre storie, con i colleghi, spesso vengono presentate in maniera sotto termini di contrasto queste relazioni con i colleghi, ma anche con la scuola e la famiglia, per esempio conoscendo e rispettando le esigenze di tutti per facilitare le relazioni. Quindi più che un suggerimento, io vedrei qui una direzione futura, no? Un elemento su cui invito tutti noi a riflettere, quindi la necessità proprio di potenziare, dare spazio alle relazioni positive, perché questo, e dell'analisi che viene dalle nostre storie ma anche dalla letteratura, può dare un futuro positivo all'inclusione. Grazie.